Nasce a Soccavo, in via Giustiniano, la seconda delle 10 attività di impresa finanziate dal Comune per i Giovani. È lo studio di registrazione sonora Suono Libero Music, che da oggi apre i battenti grazie alla passione e al talento di Ferdinando Misuraca, classe 1980. Un sogno che diventa realtà grazie al sostegno concreto dell'amministrazione, che nell'ambito del progetto Sviluppo Napoli ha destinato 10 contributi da 20.000 euro alla nascita e al sostegno di giovani imprese distribuite in tutte le municipalità. Prima di essere produttore discografico sono stato per 15 anni cantautore, quindi so bene che cosa vuol dire produrre un disco, quali spese comporta e quali difficoltà ci sono soprattutto a promozionare. Gli uffici stampa costano tanto, le radio costano tanto. Noi abbiamo cercato di creare un'etichetta discografica low cost che con praticamente un rimborso spese per tutti noi che ci lavoriamo dentro crei una struttura operativa per tutti questi giovani progetti che ci sono a Napoli. Napoli ne zeppa, tra l'altro ci sono anche progetti da fuori Napoli che sono arrivati a noi e che stiamo valutando, e cerchiamo così di muovere un po' la musica indipendente. L'iniziativa, che fa seguito ad un'indagine conoscitiva promossa in tutto il territorio cittadino, investe sulle competenze dei giovani per creare lavoro e sviluppo e vedrà nei prossimi mesi nuovi interventi. È la seconda tappa di Sviluppo Napoli, la strategia del Comune di Napoli per sostenere i ragazzi con la parola penso più importante, il lavoro. Dobbiamo dare lavoro e lo abbiamo realizzato grazie a 200.000 euro che abbiamo aggredito, erano fondi che stavano per essere revocati della Regione Campania. E abbiamo realizzato quindi la possibilità per 10 idee imprenditoriali della città di Napoli legate alle 10 municipalità di poter diventare realtà. Anche questa attività, come il ristorante Tandem inaugurato il mese scorso in via Sedile di Porto, aderirà al consumo critico e all'Associazione Italiana Antiracket e Antiusura. Nando Misuraca, il titolare, aderisce al consumo critico, è nell'associazione dell'antiracket, e quindi ognuno di noi venire qui non soltanto per incontrare qualità e competenza, ma anche per incontrare la bellezza di un operatore economico sano e che non sceglie né la camorra né l'illegalità.